Allora, questo, il nostro film Imperium Vacui è il nostro lavoro di fin di diploma che prende l'ultimo anno del nostro corso al Centro Sperimentale di Cinematografia. E nasce da un'idea che avevo già da qualche anno e poi è stata sviluppata per trasformarla in un film. È un film in stop motion che diciamo è una scelta un po' particolare per quello che di solito è il tipo di lavori che escono dalla nostra scuola. E diciamo che la particolarità tecnica è che di solito questi film costano molto, mentre noi abbiamo lavorato con un budget molto ristretto, usando tutti gli oggetti che potevamo recuperare, addirittura prendendo legno per strada dove lo trovavamo. E quindi è costato veramente molto poco, ovviamente compensato da molto lavoro e fatica, e alla fine, nonostante varie vicissitudini, siamo riusciti a portarlo qui. E ovviamente siamo molto felici, speriamo che il film piaccia e circoli il più possibile. E il film è finito a gennaio praticamente. È un lavoro abbastanza lungo e è bene farlo capire a chi non si occupa di animazione, perché spesso le persone non capiscono quando dice che hai lavorato un anno su una cosa e poi quella cosa dura 3-4 minuti. A volte, insomma. Però. Questa storia la potremmo in qualche modo definire fantascientifica. È semplicemente un racconto ambientato in un, diciamo, presente possibile, un futuro prossimo, in cui si mostra una situazione surreale che, oltre a essere probabilmente, speriamo, godibile in sé, secondo noi si presta a diverse chiavi di lettura, anche associandola alla realtà che sperimentiamo tutti i giorni, alle varie realtà politiche attuali. Però abbiamo cercato, insomma, di lasciare una struttura abbastanza libera e aperta a interpretazioni, senza forzare la mano su un messaggio didascalico o qualcosa del genere. Insomma, cercavamo di fare qualcosa che avesse un minimo, senza troppe pretese di profondità di lettura. È nata appunto nel momento in cui il film è stato selezionato e appunto la storia, la regia è di Massimo e diciamo io mi sono inserita nel progetto con lo script e la regia già molto ben impostata. Linda ha fatto tutti i costumi del film e diciamo, le idee di base di tutte le ambientazioni, come dovevano apparire come concept, luci, eccetera. Io ho fatto il character design, ma poi abbiamo costruito insieme scenografie, pupazzi Essendo e in due, ognuno animazione. fa un po' di tutto. E per fortuna ci siamo quasi sempre trovati d'accordo su tutto e quindi è andata abbastanza liscio da quel punto di vista, senza grosse discussioni su come fare una cosa, come non farla. Mi sono appassionata all'animazione partendo principalmente dal cinema, nel senso che il mio primo amore è stato il cinema e non l'animazione. Pensavo di non avere abbastanza pazienza per l'animazione. Ho sempre disegnato, ma non ho mai pensato di poter fare l'animatore. Sì, anch'io diciamo che sono passato dalla passione per la regia prima che per l'animazione, ma in realtà io sono andato avanti per anni senza sapere bene che cosa volevo fare, perché mi piaceva disegnare, mi piaceva il cinema, mi piaceva scrivere storie e alla fine quando ho trovato l'animazione, che era il modo sostanzialmente di mettere tutte le mie passioni insieme, ho capito subito che era quella la strada. I film che più mi ispirano sono sempre comunque quelli che hanno a che fare con la narrazione, con la struttura registica, proprio con il racconto, quindi principalmente i lungometraggi giapponesi, sì, principalmente loro, perché sono di un'incredibile eleganza, secondo me. Per quanto riguarda le ispirazioni, a me piacciono
tutte quelle forme di racconto in animazione o non comunque di un cinema maturo per adulti, almeno per quello che farei io, poi non è che non mi piacciono le storie certo. anche per bambini. Però cose che stanno uscendo da qualche anno a questa parte, come anche Persepolis o Valzer con Bashir, sono cose che in Europa sono totalmente nuove ed è secondo me una cosa molto incoraggiante che stiano sempre più prendendo piede. E stilisticamente ci sono tutta una serie di corti artistici proprio sulla tecnica stop motion, che è quella che preferisco, che, partendo da Svankmajer ai fratelli Quay, che probabilmente mi hanno ispirato in qualche modo. Il panorama italiano è molto particolare perché da un lato abbiamo una grandissima passione diffusa per l'animazione, che è soprattutto di chi la fa, diciamo la verità, e dall'altro non c'è un sistema che supporti questa passione come in altri paesi, perché gli studi sono pochi sostanzialmente e non offrono spesso un trattamento pari a quello di altri paesi. Qualcuno mi diceva che semplicemente nel resto d'Europa l'animazione viene considerato un lavoro come un altro. Il pubblico non è educato, non è abituato, più che educato a seguire e ad appassionarsi all'animazione come genere cinematografico più che come intrattenimento per bambini, che è l'unico modo che ha per identificare quel tipo di arte, tipo programmazioni di film di animazione per adulti che vengono proiettati soltanto in orari tipo le 2 del pomeriggio, le 5 del pomeriggio, assolutamente inaccessibili per un qualsiasi adulto che va a lavorare, ma non può andare al cinema di pomeriggio, insomma. Sì, che poi in Italia c'è un problema che di tutto il cinema e non solo dell'animazione, è molto difficile per un indipendente realizzare il proprio film perché è difficile trovare i finanziamenti e poi è ancora più difficile trovare una distribuzione. Per esempio non esiste nessun canale di distribuzione per il cortometraggio, che sia di animazione o non di animazione, e in Italia, a parte mandarlo ai festival, non te ne fai nulla, e comunque non è mai una cosa che redditizia, che spesso non ripaga neanche il suo costo di base, e spesso chi vuole farlo lo fa a sue spese, pagandoselo con altri lavori. Ed è ovviamente per insomma, chi volesse prendere la strada in generale nel cinema, animazione non autoriale, voler restare a farlo in Italia è una grossa sfida. Ci sbattiamo la testa e poi... Esatto, no, bisogna bruciarsi prima per forza. We'll be right back.